Sono sconvolta perché io sono sotto shock. Ieri sera ci siamo chiusi, cioè alle 4 al ritorno, ci siamo chiusi dentro per proteggerli. Ho paura, io ho paura di tutto adesso. A parlare la mamma del sedicenne aggredito in pieno centro a Mogliano. È lei stessa a ricostruire quei drammatici minuti. Sono circa le 21, il figlio, 16 anni, esce dal ristorante giapponese lungo il terraglio dove ha cenato insieme ad un'amica. Percorrono pochi metri, poi attraversano la strada per recuperare le bici legate a questa rastrelliera e far rientro a casa. È qui che lo studente viene improvvisamente colpito in volto con un tirapugni da un ragazzo suo coetaneo. Insieme all'aggressore ci sono altri due ragazzi e una ragazza che poi si allontanano. Ad aggredire il sedicenne sarebbe stato l'ex fidanzato dell'amica che era con lui a cena, ma dietro al pestaggio non ci sarebbero motivi di gelosia. Quando è con una banda, prende una persona, si fissa e chi becca, becca sempre i più buoni. Io? Quindi non c'entra niente che sia ex gelosa, niente, non c'entra niente. Lui se da solo non ti fa niente, eh. La vittima rimane a terra sanguinante, alcuni passanti si accorgono di lui e lo soccorrono, vengono avvertiti la madre e le forze dell'ordine. In pochi minuti sul posto arriva un'ambulanza del SUEM che trasporta lo studente in ospedale. Gli hanno tagliato tutto dentro, lui ha un taglio di 7 centimetri, è tutto ricucito dentro e fuori. 3 mesi fa il sedicenne era già stato vittima di un'altra aggressione, sempre da parte dello stesso giovane. La prima aggressione che ha fatto a mio figlio, erano in 10 persone, ragazze e ragazzi. Oltre alle ferite fisiche rimangono lo shock e la paura. Se è successo questo, la prossima volta cosa fai? Se aveva un coltello, io voglio che i nostri ragazzi escano tutti quanti per Mogliano con la leggerezza della loro età e voglio che non venga toccato nessuno, che tutti devono. Mio figlio ha paura di andare a Mogliano. Un episodio che riaccende la discussione sul tema sicurezza qui a Mogliano, come in altre città. Lei dice è un problema di sicurezza diffuso. Sì, molto. Ma lei ha paura di uscire di sera magari da sola? Non esco di sera perché effettivamente così è. E chi si inoltra nei sottopassi non so con che coraggio lo facciano, perché io non lo farei mai. Ci sono stati qualche caso. Ci sono qualche persona un po' ubriaca che va avanti un po' troppo e sì, c'è stato anche qua davanti un'altra volta, sì, esatto. Quindi alla sera quando chiudete, adesso magari andando incontro all'inverno, c'è un po' di paura se siete sole? Sì, anche perché è buio. Secondo il capogruppo di Mogliano Bene Comune, Giacomo Nilandi, è necessario fare di più, soprattutto sul fronte della prevenzione del disagio giovanile. È da mesi che noi diciamo che servono nuove risorse all'interno delle politiche giovanili perché bisogna aumentare quello che è l'orario e quelle che sono le progettualità che gli operatori di strada riescono a mettere in campo. E finalmente deve tornare a Mogliano un vero e proprio progetto giovani. Non è solo ed esclusivamente con un discorso securitario, implementando i controlli della polizia locale, che riusciamo a risolvere questo problema, perché semplicemente non facciamo altro che prendere e spostarlo.